confesso che sono state tante le difficoltà e le delusioni provocate da atteggiamenti ostativi di chi cerca di calunniarti e pescare nel torbido per metterti nell'angolo. Tante le delusioni di vecchi amici che spesso considerano l'impegno politico come anticamera di un ufficio di collegamento. Ma anche le difficoltà e le delusioni sono uno stimolo per andare avanti senza lasciarsi intimidire. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Il mio impegno politico, sempre disinteressato e appassionato, continua e trova oggi un momento esaltante in questa manifestazione. In un periodo di populismo e di legittimazione della politica, possiamo sentirci onorati di avere come candidati del PDL personalità che hanno profuso la loro professionalità e la loro competenza per lo sviluppo del sud e dei nostri territori. Chi meglio di loro sarà in grado di dare voce a questi cittadini che vogliono cambiare, che sono orgogliosi di conoscere il popolo della libertà. Rappresenta l'unica alternativa per lo sviluppo dell'Italia e del sud in particolare. Credo che sia opportuno ribadire con forza che il mezzogiorno non è per il paese un lusso eccessivo che ora non può essere più sostenuto, ma rappresenta un'imprescindibile opportunità per fare tornare a crescere l'Italia sia sotto il profilo economico che sociale.